un'auto pratica, dalla linea moderna, con tutto quello che di essenziale serve oggi su una vettura, senza dimenticare il fascino, l'appeal che un'auto deve esprimere al primo incontro. È la Skoda Citygo. Il design è distintivo, la calandra è inserita in una cornice cromata, i finestrini sono ampi e i gruppi ottici anteriori hanno una linea importante, decisa. Tutto ciò conferisce alla Citygo lo stile tipico di una Skoda. Un piccolo dettaglio, ma importante, il logo è stato rielaborato. Vede la freccia alata ora cromata inserita su uno sfondo nero opaco. È posizionato nella parte anteriore del cofano. I bordi inferiori leggermente rialzati dei finestrini rendono il profilo dell'auto più dinamico. I vetri posteriori sono oscurati per dare più comfort ai passeggeri e, perché no, un'estetica più sofisticata alla vettura. Nella versione a 5 porte i finestrini sono dotati di apertura a compasso. Una particolare attenzione è stata dedicata alla progettazione delle fiancate. Il profilo laterale della vettura presenta un design compatto con un vano motore di dimensioni ridotte che consente di recuperare spazio all'interno dell'abitacolo. Proprio la spaziosità è un elemento tipico delle Skoda, dunque si ritrova puntualmente anche sulla Citygo. La vettura è una city car, dunque esibisce linee pulite e ampie superfici vetrate. Il profilo dall'andamento leggermente ascendente trasmette un senso di dinamismo senza incidere sulla visuale dei passeggeri posteriori. La Citygo è la Skoda più compatta di sempre, è lunga 3,56 m, larga 1,64 m. L'altezza è di 1,48 m con un passo di 2,42 m. Il volume di carico è ai vertici della categoria, dunque parliamo del segmento A, ed è pari a 251 litri nella versione minima e con naturalmente sedili ribassati di 959 litri. Tre le versioni disponibili: la versione Active, che è la gamma di accesso alla vettura, l'Ambition con finiture intermedie e la versione più completa, il top di gamma, l'Elegance, che tra l'altro comprende i cerchi in lega da 14 pollici. Sotto il cofano il 3 cilindri da 1000 cm cubici si declina nelle varianti da 60 e 75 cavalli, entrambi abbinati a un cambio manuale a 5 marce. È in arrivo la motorizzazione da 1000 cm cubici a metano con un motore da 68 cavalli, sempre con cambio manuale a 5 rapporti. Ma la novità degli ultimi giorni è l'introduzione della trasmissione automatica a 5 velocità, abbinabile sia alle unità da 60 cavalli guidabili dai neopatentati, sia alla versione più potente da 75 cavalli. Con l'introduzione dei modelli 2013 la Skoda proporrà nuovi equipaggiamenti ed alcune versioni speciali. In particolar modo dal Salone di Parigi arrivano le novità relative alla Citygo CNG Green Tech con motorizzazione a metano da 68 cavalli. Questa variante della City Car sarà dotata di un serbatoio per la benzina dalla capacità di 10 litri e di due serbatoi per il gas metano con capacità pari a 34 e 37 litri. La Citygo CNG Green Tech è proposta in abbinamento a un cambio manuale a 5 rapporti, sistema start and stop, dispositivo di recupero dell'energia in frenata e pneumatici con resistenza a rotolamento ottimizzata che garantiranno un'ulteriore riduzione dei consumi. Un'ulteriore novità prevista per l'anno prossimo è la versione Citygo Sport, con un motore a benzina da 1000 cm cubici con potenze di 60 e 75 cavalli. Sarà naturalmente più cattiva con adeguate linee estetiche.
la Skoda City-Go. Un'auto da provare, semplice, efficace, con tutto quanto di essenziale serve a bordo e dunque con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ve ne abbiamo parlato in collaborazione con la concessionaria Skoda Bergamo, Bonaldi Motori. Over the rainbow.